Buon pomeriggio a tutti, sono Sara Santori, CEO e CSR Manager di Conceria Nuvolari, società Benefit, un'azienda familiare fondata nel 2009 che ho preso in mano nel 2015. Dal 2017 ho intrapreso un percorso che dura ancora oggi con l'intento e l'obiettivo di riposizionare l'azienda sul mercato e rilanciarla tramite il volano della sostenibilità. Essendo una piccola PMI, la necessità era trovare un volano importante e solido e la decisione è stata di far leva sul tema della sostenibilità, appunto. Questo in tempi non sospetti, quando questo tema non era ancora così sentito a livello media, ma prendendo spunto dal settore alimentare in cui stavano uscendo i primi prodotti senza glutine, senza lievito, eccetera. La domanda da cui l'azienda è partita è stata proprio cosa possiamo fare noi per contribuire maggiormente e che cosa possiamo eliminare dalle ricette di concia e come possiamo inglobare la sostenibilità nell'ambito della nostra produzione. Così è iniziata una ricerca sui processi e sui prodotti che ci ha portato al punto in cui siamo oggi. Una PMI innovativa specializzata nella produzione e commercializzazione di pellami di alta qualità, lavorati con passione e competenza e destinati alla produzione di calzature, pelletteria ed abbigliamento. Quindi il mantra è stato innovazione sostenibile e sostenibilità innovativa applicata al nostro settore. In pratica unire l'innovazione alla sostenibilità e alla responsabilità verso le persone e l'ambiente. Vorrei farvi vedere un video che illustra il nostro modo di essere appunto sostenibili. Thank you.
Grazie. Lascio la parola a Riccardo Mazzoni, che in azienda segue la sostenibilità e il marketing. Salve a tutti. Come avrete capito, siamo nell'ambito dell'industria conciaria. È un esempio storico strutturato di economia circolare, poiché va a nobilitare lo scarto dell'industria alimentare attraverso quindi la lavorazione e la nobilitazione con la quale poi arriviamo alla produzione del prodotto finito, quindi del pellame. Trattiamo quindi un prodotto che è un prodotto intermedio e destinato quindi alla produzione di svariati articoli come appunto calzature piuttosto che borse o accessori di piccola pelletteria. L'industria conciaria ha dovuto lavorare molto duramente in questi anni sul tema degli impatti ambientali, dell'environmental friendly, perché? Perché diciamo è un settore che non nasce come settore prettamente environmental friendly, ma va a diciamo utilizzare dei processi che inizialmente sono tutto il contrario del sostenibile. Tuttavia noi, investendo in maniera rilevante in ricerca e sviluppo, siamo riusciti ad offrire ai nostri clienti, oltre ai prodotti diciamo classici, tre linee di prodotto innovative, tre linee che hanno o brevetti proprietari oppure know-how depositati. Questi prodotti che potete trovare nella nostra azienda e che noi offriamo sono prodotti industrializzati ed in commercio, che hanno appunto, come già detto, una particolare attenzione riguardante la sostenibilità. Dal punto quindi di vista della sostenibilità ambientale, abbiamo sviluppato un prodotto denominato Naturel. Questo prodotto, come avrete visto dal video, è un prodotto biodegradabile, compostabile, carbon neutral e metal free. Questo prodotto è diciamo ad impatto ambientale zero e successivamente aver creato questa linea abbiamo poi sviluppato un altro aspetto, abbiamo sviscerato un altro aspetto della sostenibilità, che è quello diciamo della sostenibilità intesa come benessere della persona, andando quindi a creare una linea denominata Skin Got, che anche questa è stata mostrata nel video, è una pelle ipertraspirante e naturale. L'ultima visione di sostenibilità che diciamo abbiamo voluto abbracciare è stata quella della linea di prodotti Graphene Leather, quindi prodotti altamente resistenti, antibatterici e antigraffio. Questo percorso è iniziato dal fare ed è poi proseguito nell'andare a rendicontare la sostenibilità. Quindi vorrei parlare delle azioni che abbiamo diciamo intrapreso per ogni prodotto che ho citato. Allora, riguardo il prodotto Naturel, il tentativo è stato quello di andare a togliere i prodotti chimici che si trovavano sulla pelle naturale e aggiungerne altri. Quindi oggi il risultato qual è? È una pelle che è certificata nel tempo per le sue caratteristiche. Quali sono queste caratteristiche? Metal free, con un contenuto di metalli massimo di 1000 mg per chilogrammo, biodegradabile, compostabile e contestualmente durevole come un prodotto tradizionale. Quindi abbiamo voluto creare un prodotto che sia sostenibile ma allo stesso tempo che duri come un prodotto normale. Un passaggio che è stato molto importante, che è legato alla circolarità dei nostri pellami, è la compostabilità degli stessi. Fare una pelle compostabile che cosa significa? Significa pensare all'intero ciclo di vita del prodotto, come ad esempio il ciclo di vita di una calzatura, e soprattutto significa quindi pensare già da ora cosa ne sarà del prodotto una volta che il prodotto termina diciamo la sua utilità nei confronti del consumatore. Quindi rendere un prodotto compostabile significa farlo ritornare alla terra contenendo il più possibile il suo impatto sull'ambiente. I nostri pellami, quindi essendo compostabili, possono essere ridotti a compost, appunto, e tornare alla sua natura, chiudendo così il cerchio della circolarità.
Per questo abbiamo realizzato la campagna Move from Linear to Circular. Questa campagna mette in evidenza che il nostro prodotto può essere utilizzato per rendere appunto le produzioni circolari, quindi significa pensare all'intero ciclo di vita e soprattutto significa pensare già dall'inizio che cosa sarà, che cosa diventerà il prodotto una volta aver terminato la sua vita utile. Lo sviluppo di questo prodotto ci ha permesso di migliorare, oltre all'impatto sull'ambiente e all'impatto sull'utilizzo nei confronti del consumatore, anche altri aspetti molto importanti che spesso non vengono presi in considerazione, come la riduzione dei consumi di acqua rispetto alla tradizionale concia, la riduzione delle impurità nell'acqua reflue dal processo di produzione, e la riduzione degli scarti del taglio della pelle grazie all'aumento della superficie della pelle lavorabile, andando così a ridurre sia i costi dello smaltimento sia l'impatto ambientale in quanto i cut-off sono biodegradabili. Il secondo prodotto, come abbiamo detto, è Skin Got. Skin Got riguarda la cura e il benessere della persona in senso ampio. Quindi parliamo di un prodotto altamente traspirante, il cui processo di innovazione tecnologica è totalmente naturale, privo di prodotti chimici e che va quindi a raggiungere elevati livelli di traspirabilità, termoregolazione e comfort. Negli articoli in pelle prodotti principalmente per l'industria calzaturiera e per l'industria dell'abbigliamento. L'ultimo articolo sviluppato è stato il Graphene Leather. Il Graphene Leather è stato sviluppato durante il periodo del Covid e è appunto un pellame conciato con il grafene. Il grafene è un materiale altamente performante, definito il materiale del futuro e soprattutto un materiale mai applicato nell'industria della pelle. Il nostro prodotto finito è una pelle resistente ai graffi, alle sollecitazioni e antibatterica al 99,99%. Diciamo che la pelle tradizionale è già durevole. Attraverso questa concia al grafene noi abbiamo incrementato notevolmente la durabilità del pellame che già c'era. Questo pellame per cosa può essere utilizzato? Diciamo che è idoneo sia nell'ambito dell'abbigliamento, sia nell'ambito delle calzature, che anche per il rivestimento di sedute e quindi anche per il settore automobilistico. Quindi può essere applicato ad esempio per il rivestimento in pellame dei sedili delle auto. La sua principale caratteristica è la durata. E infatti è un prodotto quindi per chiudere altamente sostenibile, perché resiste in modo più durevole rispetto ai prodotti classici a tutto lo stress, se possiamo definirlo così, che il consumatore va ad inserire all'interno del pellame, come per esempio, riprendendo il caso dell'industria automobilistica, l'attrito che si ha quando ci si siede sul sedile della macchina, dell'auto. Quindi siamo andati ad incrementare la durabilità. Nel 2021 abbiamo deciso di iniziare a rendicontare e fare il punto della situazione, mettendo nero su bianco il nostro impegno di sostenibilità nella relazione ex ISO 26000 riferita al 2020 e che è evoluta nel 2022 nel bilancio di sostenibilità. Per quanto riguarda la sostenibilità e la responsabilità d'impresa, l'impegno si è concretizzato da parte nostra in molte azioni che possiamo riassumere in 4 punti. In primis abbiamo realizzato una carta dei valori per rappresentare i principi fondamentali ispiranti. Allo stesso tempo abbiamo deciso di istituire una politica aziendale per portare l'impresa verso un miglioramento dei propri risultati, sia in termini organizzativi che in termini economici, di qualità del prodotto e di sviluppo, sia di mercato che logistico, tutto nel rispetto dei principi di salvaguardia ambientale e tutela sociale, acquisendo quindi lo status di società benefit. La definizione poi di questi punti ci permette di definire il terzo punto, che è quello della creazione di un codice etico che per noi è molto importante,
e che va a definire una serie di responsabilità sociali e morali alle quali tutti i membri dell'azienda devono attenersi. Infine, il rating di legalità per promuovere l'introduzione di principi di comportamento etico in ambito aziendale, per il rispetto della legalità e più in generale del grado di attenzione riposto nella corretta gestione del business. Il percorso intrapreso da Concilia Nuvolari rappresenta quindi una risposta molto articolata alla domanda di clienti che orientano le proprie scelte di acquisto sulla base di valori etici e di attenzione verso l'ambiente. Vi invito quindi nel nostro stand sito nel padiglione 11 numero F02 a toccare con mano i nostri prodotti e a prendere visione del virtual tour e del progetto che presentiamo qui a Linea Pelle quest'anno in anteprima, Talking Letter, realizzato con il sostegno della Camera di Commercio delle Marche, progetto che è relativo alla linea di prodotti Naturel, la pelle metal free. Si tratta di un progetto evolutivo nella comunicazione delle caratteristiche del pellame, perché tramite la tecnologia AirFeed si può andare a scannerizzare la pelle a cui siamo interessati per vedere tutti i vari dati, quindi la provenienza del pellame piuttosto che le varie certificazioni, accedere magari al sito, accedere ai contatti per andare ad ordinare questo prodotto. Quindi come lavora questo sistema? Questo sistema, il sistema AirFeed, il cliente che cosa può fare? Successivamente aver scaricato l'applicazione su Play Store per Android o App Store per iOS, va ad avvicinare il proprio dispositivo sulla pelle interessata e questa pelle, che appunto sarà munita di tag AirFeed, potrà andare a scoprire tutte le sue caratteristiche. Concilia Nuvolari ha voluto sviluppare questo progetto perché? Perché è consapevole che la comunicazione nel settore conciario è molto importante, soprattutto per ciò che riguarda gli impatti e le emissioni. Avendo Concilia Nuvolari sviluppato un tipo di pellame che riduce notevolmente gli impatti ambientali, diviene prioritario mettere mettere al centro il cliente nelle condizioni di verificare in tempo reale l'unicità di questo particolare pellame. E ho concluso, quindi grazie per aver ascoltato il nostro modo di fare impresa e di esservi a fianco nel mondo del pellame. Grazie.